Non succede di rado di ricevere magari una richiesta di pagamento del bollo auto a distanza di diversi anni o da quando lo stesso dovrebbe essere versato. Bene, in tali ipotesi è probabile che il debito sia caduto in prescrizione e quindi non sia più dovuto. Ma come fare a stabilire se il bollo auto è fuori termine? E soprattutto, cosa fare se il bollo auto è prescritto? La prescrizione del bollo auto si verifica dopo 3 anni che si calcolano a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quando il tributo è dovuto. Sia che ricevi un avviso di accertamento a distanza di 3 anni dalla scadenza del bollo, sia che ricevi una cartella esattoriale a distanza di 3 anni dall'avviso di accertamento, sia che ricevi un pignoramento a 3 anni dalla cartella esattoriale, non devi pagare. Ma prima devi fare ricorso entro 60 giorni alla commissione tributaria, altrimenti l'atto diventa definitivo. Prima ti consiglio di spedire un ricorso in autotutela. Si tratta di una semplice richiesta di annullamento in carta semplice con raccomandata, o meglio ancora con posta elettronica certificata, con cui chiederai l'annullamento della richiesta di pagamento o lo sgravio della cartella, a seconda del caso. Il ricorso, ricordati, va notificato all'ente titolare del credito, che è la regione o le province di Trento e Bolzano, oppure Agenzia delle Entrate. E in caso di notifica della cartella esattoriale la devi spedire anche all'agente della riscossione. La risposta dovrebbe pervenirti entro 30 giorni, ma non è dovuta e potrebbe succedere che l'ente non riscontri la tua domanda. Allora, in tal caso, che devi fare? Devi sapere che l'autotutela non sospende i termini per fare ricorso, quindi stai attento, devi sempre controllare i termini per fare rientrare il tuo ricorso nei 60 giorni richiesti dalla legge per opporti all'atto. Questa è la legge.